Paolo Roversi è un giovane scrittore di gialli. In ogni puntata avremo uno scrittore di gialli, di noir, un giovane scrittore, per aiutarci a ragionare insieme, a costruire connessioni, scenari alternativi, far balenare forse delle verità alternative o trovare anche degli scenari diversi, con la fantasia più che col ragionamento, con la fantasia proprio di uno scrittore, di un romanziere. Roversi, fino a questo punto, queste ricostruzioni messe a confronto, i ladri o questo delitto, questa simulazione, la messa in scena, che idea si sta facendo? Ma l'idea sicuramente è di quello di un giallo classico. Se lo dovessi scrivere, qua ci sono tutti gli elementi, perché effettivamente abbiamo la colpevolezza quasi certa, ma anche il contrario di questa colpevolezza certa, perché partiamo da un fatto classico, no? Così si può dire, è diventato tristemente classico per la cronaca nera, perché se noi prendiamo Erba, ad esempio, o Novi Ligure, gli inquirenti arrivano sul posto e la prima cosa che si tende a fare in provincia, in questa, diciamo, realtà ovattata, fuori un po' dal normale, è puntare il dito sullo straniero, su chi è diverso da noi. Tant'è che questo si è trasformato quasi in un cliché, che io per primo ho utilizzato in un mio romanzo. Perché lei ha scritto questo romanzo che si chiama, diciamo, La mano sinistra del diavolo, che è una storia sempre ambientata nella Bassa Padana, anche se nel suo caso Emilia Romagna, qui siamo in Piemonte. E lì a un certo punto compaiono degli stranieri come ipotetici colpevoli di questi delitti. Non riveliamo poi, insomma, chi è l'assassino vero, ma insomma, si parla di stranieri? Esatto, sì, perché come dicevi tu è molto simile l'ambientazione, perché immaginiamoci una campagna, un ambiente comunque rurale, un borgo, in cui ad un certo punto è come scada dal cielo, accade un fatto increscioso e quindi la popolazione incredula si rifiuta di pensare che può essere stato un vicino o qualcuno a lui vicino, ma subito si punta il dito sugli stranieri, sugli ultimi anche arrivati. Anche se questo straniero era effettivamente vicino, perché era la persona molto vicina alla famiglia. Diciamo che... Sì, poi era anche una situazione abbastanza imbrattata di sangue, quindi era anche certo. Più facile pensare a lui. Su questo ci torniamo più avanti, perché dobbiamo ragionare insieme del movente di questo delitto. Adesso stiamo ancora, avvocato, agli elementi di fatto. Pare che a questo punto Roversi, esercitando la fantasia, ci dirà qualcosa in più. Io avrei uno che lo voglia incastrare, cioè una terza persona. Però qui stiamo facendo scenari puramente di fantasia. Assolutamente, io sono qui per questo. Anche se però è suggestivo, diciamo, il ritrovamento di queste chiavi. Sulla carta lo farei così, come se ci fosse una volontà, poi come se ci fosse bisogno di un elemento in più. Però io volevo chiedere a Roversi a questo punto una riflessione complessiva sull'andamento di questa indagine. Ne stavamo parlando prima di iniziare la trasmissione. Che cosa l'ha colpita di questa? Parlava prima dell'identificazione dello straniero come possibile colpevole, anche se in questo caso è uno straniero vicino alla famiglia, non certo. Venuto da chissà dove. Però che cosa c'è di particolare nell'identificazione di questa persona come possibile colpevole? Rappresenta in un certo qual modo. Io l'avessi dovuto tratteggiare in un libro, era l'ideale come capro espiatorio, no? Perché era ubriaco, si trovava sporco di sangue nel posto sbagliato, al momento sbagliato, e quindi io avessi dovuto scrivere la storia, sarei partito da lì. L'avrei chiamata magari la versione di Saf-Saf, parafrasando un romanzo di Mordecai Richter, in cui lui avrebbe raccontato la sua storia e magari avrei utilizzato il protagonista dei miei libri, questo Enrico Radeschi, un giornalista un po' in piccione, che avrebbe vagato magari in queste campagne alessandrine alla ricerca di questa misteriosa appunto per verificare effettivamente l'altra ipotesi, cosa che in questo caso sembra non essere stata presa, scartata subito, quindi magari in un romanzo avrei avuto modo di... Sì, anche di ricamare sulla personalità di Saf-Saf, perché lo vorrei dire rapidamente, ma insomma nella sentenza di primo grado Saf-Saf viene condannato, il movente del delitto viene ritenuto essere la violenza sessuale addirittura su una signora di 80 anni, perché viene dipinta questa sua personalità come una persona con spiccate fantasie morbose, fantasie sessuali. In realtà questo poggia sul fatto che aveva una relazione, peraltro confermata, con la nuora della vittima. Quindi, insomma, questa costruzione di questa personalità è certamente una cosa che dà da pensare. Però l'ultima cosa...